siamo in Val Rendena. Siamo vicino alla sede del Parco Naturale Adamello Brenta e insieme a noi c'è il responsabile della ricerca scientifica e della divulgazione del parco, Andrea Mustoni. Siamo con lui per parlare di un progetto interessantissimo dal titolo Biomiti. Biomiti alla ricerca della vita sulle Dolomiti di Brenta. È il tentativo di studiare gli ecosistemi che caratterizzano le nostre montagne. Semplificandoti potrei dire che il tentativo sarà quello di comprendere su che tipo di terreno sviluppiamo la nostra vita, su con che tipo di vegetazione gli animali riescono a sopravvivere sulle Dolomiti di Brenta e mettere in relazione queste tre componenti dell'ecosistema per comprenderlo meglio. Il nostro progetto, che si propone di fare sostanzialmente una fotografia di diverse componenti degli ecosistemi, per certi versi è una sorta di messaggio in una bottiglia che vogliamo dare ai posteri, studiare che cosa accade in questo periodo per cercare poi di mettere in relazione a quello che accadrà in un futuro e trarne dei ragionamenti di sintesi che permettano una maggiore tutela delle montagne. Un'ambizione del progetto è quella di fare dialogare esperti di diversi settori ambientali. Quindi chi si occupa di vegetazione avrà la possibilità di dialogare attorno ad un progetto, attorno a Biomiti, insieme a chi si occupa di insetti dialogherà con chi si occupa di mammiferi, con chi si occupa di ambiente, di geomorfologia, quindi stiamo mettendo insieme una squadra notevole di persone che cercheranno di comprendere quali sono le relazioni ecosistemiche. Poi strizziamo l'occhio in modo evidente, visto che è una delle componenti più importanti anche della mission del parco, ai giovani, al tentativo di far crescere studenti universitari all'interno di un progetto di questo tipo, perché in realtà il futuro dell'ambiente sono loro, sono i giovani che devono poter imparare e comprendere meglio quello che hanno a disposizione. Con i Biomiti siamo in realtà al primo anno di lavoro su vasta scala, ma il 2018, lo scorso anno, è già stato un anno intenso di sperimentazione, nel contesto del quale abbiamo raccolto molti dati che stiamo analizzando proprio in questo periodo, in attesa della bella stagione, della stagione migliore per lavorare in alta quota, che inizierà verosimilmente attorno al mese di giugno, agli inizi di giugno. Quindi questa è una fase nella quale stiamo studiando quello che abbiamo raccolto nel passato e stiamo programmando come raccogliere le cose nel contesto della stagione 2019, sapendo che poi il progetto dovrà necessariamente andare avanti alcuni anni per riuscire ad arrivare agli obiettivi che ci siamo prefissi. Siamo in grado di anticipare già qualche risultato delle ricerche in corso? Sì, un risultato generale già lo abbiamo. Ci stupisce, ma fino a un certo punto, ovvero che la vita sulle Dolomiti c'è fino alle quote più alte. Fino ai 3000 metri di cima Grosté troviamo vita, una vita molto particolare anche, una vita che si è adattata alle alte quote. E quindi proprio per questo motivo, proprio per il fatto che si è adattata nel corso dei millenni alla vita a temperature molto basse, alle intemperie e quant'altro, è una vita che ci dà delle ottime indicazioni in termini di cambiamenti e di cambiamenti legati ai cambiamenti climatici. Poi l'ambizione del progetto è in un futuro di spostare anche l'attenzione non solo sulle Dolomiti, ma anche sull'altro gruppo montuoso che caratterizza il parco, cioè quello dell'Adamello e della Presanella. È un progetto che è una sorta di cantiere aperto, vedremo in un futuro come farlo sviluppare, sicuramente, e cercando di sfruttarne fino in fondo tutte le peculiarità che potranno nascere anche in corso d'opera grazie a tutti i collaboratori che sono sostanzialmente all'interno di un gruppo di lavoro che è tenuto anche a portare nuove idee innovative per il futuro.